È vero quello che si dice, il cuore è grande più o meno come un pugno, posto al centro del torace, con l'apice leggermente a sinistra, quindi non è completamente a sinistra. È sostenuto dai suoi vasi, si pone tra i due polmoni ed è sostenuto dalle sue grandi arterie. In realtà poi vediamo che il cuore si appoggia su un muscolo che si chiama diaframma, a metà, diaframma, ed è un muscolo che divide i polmoni dall'apparato digerente. Il cuore è appoggiato come un'amaca. Ecco perché quando l'addome è gonfio, il cuore si piega o assume un atteggiamento inconsueto. Il cuore è avvolto, si contrae nelle sue contrazioni costanti, perenni, 4 miliardi di volte, vi ricordo, è avvolto in un sacco, un sacchettino, si chiama pericardio. Tra il cuore e il pericardio c'è un liquido lubrificante, liquido pericardico, che serve a far fluire bene il cuore, che si contragga sempre in modo ottimale. Abbiamo due cuori, separati, distinti. Abbiamo il cuore destro e il cuore sinistro. Sono separati in modo ermetico. La parte destra raccoglie tutta la parte venosa, il sangue venoso ricco di anidride carbonica. La parte sinistra è quello arterioso. Sono separati da una membrana, da un setto muscolare, si chiama setto interventricolare o di interarteriale, e divide ermeticamente due cavità, cioè sono 4 ma due parti. Il cuore è costituito da 4 cavità, le parti superiori e gli altri e queste inferiori che sono i ventricoli. Ci sono delle valvole, a destra c'è la valvola tricuspide, a sinistra la valvola mitrale, non fatti spaventare dai nomi, è giusto per vedere come funziona. Qui c'è la valvola polmonare e quindi la valvola aortica. Sono 4 valvole all'interno del cuore che si aprono e si chiudono in modo incredibilmente simmetrico. Qual è il circolo che fa praticamente il sangue? È molto semplice, lo vediamo da questa immagine. Il sangue arriva venoso alla parte destra del cuore, scende, va nel ventricolo destro, va verso l'arteria polmonare e va verso i polmoni, dove si viene ossigenato, ritorna nella parte sinistra, scende nel ventricolo di sinistra, attraverso l'atrio, e quindi viene espulso nell'arteria principale in tutto il nostro organismo. Polmoni, respiro, ossigenazione, sangue ossigenato, ritorna al ventricolo sinistro, eccolo qui, va al ventricolo sinistro e quindi scende in tutto il flusso. E questa è un'animazione incredibile, ci abbiamo lavorato un bel po' per farla, ma l'idea è chiara. È un cuore sezionato a metà. Quello blu è il sangue venoso, diciamo così, che si spinge verso l'arteria polmonare, guardate come entra, il rosso verso l'arteria aorta. Oltre 4 miliardi di battiti in questo modo. Cinque litri al minuto, 7200 litri in una giornata, paragonabile a 180 vasche da bagno in un giorno. Il sangue viene spinto dall'arteria aorta lungo tutto il circolo arterioso e quindi anche venoso. Tutta la rete dei nostri vasi. Pensate, se noi potessimo unire tutti i vasi insieme, che abbiamo in ognuno di noi, raggiungeremmo la dimensione di 95.000 chilometri in ognuno di noi, 2 volte il giro del mondo, in ognuno di noi. Il cuore è costituito, come abbiamo visto prima, da 4 valvole che si aprono e si chiudono in modo estremamente simmetrico per lasciar passare del sangue da una parte ed espellerlo dall'altra. Basta un'alterazione al millesimo di secondo di una di questo sincronismo che si crea una massa vorticosa di sangue che non è più in grado di avere il suo giro normale. E la cosa peggiore, è purtroppo quando a causa di queste valvole che non si aprono e si chiudono, come vedete, in modo sincrono, il sangue non trova più la sua forza necessaria ad essere spinto ai polmoni. E quindi cosa succede? Che la massa di sangue tende a ristagnare nei polmoni. Non c'è più il circolo normale, insomma. Quando il sangue ristagna nei polmoni a causa di un problema valvolare, ad esempio, trasuda negli alveoli polmonari.
Questo è l'edema polmonare per cause cardiache, che ne abbiamo sentito parlare, se ne sente parlare. Ecco i liquidi che si formano, qui il sangue si è fermato e trasuda negli alveoli. Questo è l'edema polmonare. L'energia del cuore, prodotta nell'arco di una vita media, potrebbe sollevare una porta aerei di 15 metri sopra il livello del mare. Non esiste al mondo una macchina di tale efficienza. Non esiste al mondo una macchina di tale efficienza, incredibile. Il cuore è un muscolo, ma un muscolo particolare. Pensate, si contrae 4 miliardi di volte e non si ingrandisce. Ma voi pensate che se un braccio, un bicipite, dovesse avere la stessa forza di quel muscolo della costituente, come è costituito in questo caso, cosa accadrebbe se sollevassimo un peso per 4 miliardi di volte? Eppure il cuore, incredibilmente, è dello stesso muscolo, qualche cosa cambia, ma una cellula muscolare, sono cellule muscolari. Tranne in qualche volta, fisiologicamente gli atleti possono avere un adattamento e il cuore tende ad ingrandirsi leggermente, ma è una cosa fisiologica, assolutamente normale. Poi ci sono anche altri casi quando il cuore diventa grande, ma questo è un modo solo di dire.